Finalmente! L'ho portata, Skeletor! La ruota dell'infinito. La chiave definitiva per la distruzione totale del castello di Grayskull. Straordinario, Skeletor, ma credi sia sufficiente per ottenere la distruzione di Grayskull? Quando la ruota sarà nel posto giusto, non ci sarà più un castello di Grayskull e io potrò finalmente governare in eterno. Però non hai pensato ai Men. Nel posto in cui stiamo andando nemmeno i Men potrà fermarci. E dov'è questo posto? Noi stiamo per tornare indietro nel tempo, in un tempo antichissimo in cui non c'era ancora nessun castello di Grayskull. Bella giornata per un picnic. E per qualche magia, dunque vediamo. Ah, questo fa il caso mio. Torta prelibata, torta raddoppiata. Questo sì che è un trucco interessante, bravo Orco. Beh, io credo che sia sufficiente così. Devo aver esagerato. Niente di grave. Orco, ti voglio qua! Zoro! Ci esorta ad andare al castello di Grayskull. Andiamo allora. L'unico posto in cui vorrei andare è a casa nostra. Grazie di essere venuti. Si avvicina un pericolo occulto. Guardate nella finestra del tempo e vedrete il pericolo. Skeletor. Quel demonio sta costruendo una grande fortezza, ma dove? Qui, amici, esattamente nel posto in cui sorge il castello di Grayskull. Ma è impossibile, non credete? Sfortunatamente no. Skeletor ha aperto un corridoio nel tempo ed è tornato nel passato di Eternia. A cosa potrebbe servirgli una fortezza nel passato? La fortezza protegge la ruota dell'infinito. Basterà che Skeletor faccia girare la ruota ed essa andrà veloce, sempre più veloce, e diventerà grande, sempre più grande, finché sarà abbastanza veloce e abbastanza grande da distruggere il castello. E il diabolico Skeletor potrà governare su Eternia. Tu dovrai viaggiare nel passato di Eternia e fermare Skeletor. Allora sbrighiamoci. Per la forza di Grayskull! Avevo il presentimento che sarebbe finita così. La forza è con me! La lingua dell'antico passato di Eternia ti sembrerà strana, ma Orco saprà come cavarsela. Io saprò che... sì, certo, io saprò cavarmela. Speriamo. Il tempo è molto delicato, Men. Compi la tua missione rapidamente. Così è questo l'aspetto che la foresta sempreverde aveva in un lontano passato. Io immagino che fosse quello l'aspetto degli Eterniani. Kura, Dandakata, Katashiatu. Calmati, Buttercat, siamo qui come amici. Orco,
Sorceress mi ha detto che tu avresti risolto il problema del linguaggio. Esatto, se solo ricordassi quell'incantesimo, vediamo dunque, scritti voldi lui in bambundindini, no, non è così. Nekatana, Sharakotare. Sbrigati, orco, vengono da questa parte. Dunque, dicevamo, abracadero, abracadà, braccia aperte lui, ma no, che sto dicendo, dunque, abracadero, abracadà, e ogni parola si comprenderà. Sharakaton, ma... Ehi, ma voi siete gli uomini di faccia di spettro. Per le galasse biancastre ce l'ho fatta. Hai sentito, Imen? Quella donna ha detto faccia di spettro. Dovrebbe trattarsi di scheletro. Noi siamo amici. Siamo qui per aiutarvi. È la verità, dovete credermi, noi siamo... Il Dragosauro! Il mio disintegratore non funziona. Fa attenzione, Imen! Quel colpo di vento è stata una vera fortuna. Ma che fortuna, Menetarms, è stata la mia magia. Ah, i miei poteri magici sembrano più forti qui. No che non fossero straordinari, eh? Aiuto! Muoviamoci! Un certolone. Se ne sbarazzeremo in un attimo, gente! Coraggio! Imen, la fossa è libera! Stai indietro, Patrick! Avanti, non perdere tempo, spaccone. Vieni a prenderci. Questo dovrebbe tener buono quel mostro per un bel po'. Ti ringrazio. Tu hai dimostrato che siete amici del mio popolo, Imen. Come possiamo aiutarvi? Vorrei che mi dicessi tutto quello che sai di Skeletor, colui che tu chiami faccia di spettro. Quell'essere diabolico è arrivato nel nostro paese da poco e con i suoi poteri maligni è riuscito a soggiogare il signore del popolo della scimmia. Una volta gli uomini della scimmia erano nostri amici, ora ci danno la caccia e costringono la nostra gente a lavorare come schiava alla fortezza della faccia di spettro. Ti dispiace condurci a questa fortezza? Imen... Voi siete buoni, non voglio vedervi soccombere. Non ti preoccupare, staremo molto attenti e poi potremo contare sulla sorpresa. Questo è quello che credi tu, Imen. Ollo, raduna i tuoi guerrieri. Stavolta offriremo a Imen una sorpresa indimenticabile. Sarà fatto, grande scheletro. C'è troppo silenzio. Allora faremo un po' di rumore. Arrenditi, Skeletor, o ridurremo la tua fortezza in stuzzicadenti. Voglio vedere come farai, pazzo. Allo topo. Per Eternia e per Grayskull. Fermateli. Fuoco! Accidenti! Oh. Gradisci una visitina, Skeletor? Dannazione! Uomini scimmia, prendete quell'uomo! Con quella clava si può fare un magnifico stuzzicadenti. Questo dovrebbe rinfrescargli un po' le idee.
No! E adesso toccherà a te, faccia di spettro. Non così in fretta, piccola cara. Posso offrire un po' di gas soporifero? I-Man, hanno catturato Zilora! Skeletor, fermati! Troppo tardi, sciocchi, non vi rimane altro da fare. O salvare il castello di Grayskull o tentare di salvare questa donna dall'isola del Dragosauro. Siamo arrivati, I-Man, ecco l'isola del Dragosauro. I-Man è sull'isola. Mentre lui perderà il suo tempo tentando di salvare Zilora, io vedrò arrivare il momento che ho tanto atteso. Questa volta non posso perdere, Triclope. Ma che cosa faremo se riuscirà ad arrivare fino a qui? Sarà tenuto a bada dalle insidie della giungla e se non basterà, ci penseremo noi. Vieni duro, orco! Grazie, I-Man. Gli piacevo io a quell'erbaccia, eh? Cerchiamo di stare allerta. Sono sicuro che questo era solamente il primo dei diabolici trucchi di Skeletor. Skeletor deve essere a corto di mostri se ricorre agli scarafaggi, no? Guarda, I-Man e i suoi amici sono scampati alla giungla. Benvenuto, I-Man! L'uomo attacca! All'assalto! Abbiamo compagnia, I-Man! Questi lucertoloni dovrebbero riposarsi ogni tanto! Le mie bellezze! Voglio farti pagare questo affronto! Ecco qualcosa da far masticare alla tua bellezza, rettiluomo! Non ti muovere, Skeletor! Arrivi tardi! Quest'incantesimo la terrà intrappolata per sempre tra il tempo e lo spazio! Aiutami, I-Man! Ti prego, aiutami! Sto arrivando! Stai indietro! Questa gabbia è viva grazie alla magia di Skeletor! Aiuto! Aiuto! No! Grazie.
Grazie, Iman. Un buon lavoro. Non del tutto, Man-at-Arms. Skeletor si è dileguato. Ascolta, Iman. Tra poco la finestra del tempo vi riporterà indietro. Vi è rimasto pochissimo tempo per cercare di fermare Skeletor. Sorceress, puoi darci una mano? Farò quello che potrò. No, ancora i miei Skeletors! Avanti, coraggio, prendeteli! Liberati di loro, io fermerò Skeletor. I miei disintegratori funzionano di nuovo! Il momento è arrivato! Ehi, Skeletor! Iman, non mi vorrai fermare adesso? Hai proprio indovinato, faccia di teschio. Ti mostrerò io che cos'è la forza. Ti interessa la forza, Skeletor? E come? Prova questo, allora. Ho vinto, finalmente! La ruota comincia a girare. Io non ce la faccio a fermarla. Nessuno può fermarla. Continuerà a girare attraverso i tempi, diventando sempre più veloce, sempre più grande, finché negli anni a venire esploderà, distruggendo il castello di Grayskull una volta per sempre. Forse non la fermerò, ma riuscirò a farla andare più veloce. No! Fermati! Hai distrutto la ruota del tempo e dello spazio. Fra poco esploderà. Ma anche se avrai salvato il castello di Grayskull, avrai condannato te stessa. Ormai non c'è più via d'uscita. C'è una sola cosa da fare. Giove, che diavolo è? È quello che Skeletor aveva programmato per Grayskull. Ma non aveva previsto l'incognita Iman. Bentornato, Iman. Sei stato splendido. Tutti lo siete stati. Cos'è stato di Zilora? Mi piaceva tanto. Tutto quello che posso dirvi è che grazie ai vostri sforzi il popolo del serpente e quello della scimmia torneranno amici. E tutti insieme edificheranno quel mondo che oggi si chiama Eternia. Grazie, Iman. Grazie a nome del castello di Grayskull. E adesso vado ad accertarmi che il corridoio del tempo di Skeletor sia chiuso per sempre. Arrivederci. Accidenti, questa sì che è vera magia. Come abbiamo appena visto, Skeletor è tornato nel passato per compiere delle nefandezze. In realtà nessuno può ritornare nel passato, è solamente una finzione. Però possiamo cercare di apprendere dal passato, dalle cose che ci sono accadute, e cercare di applicarle per migliorare la gente di oggi. Ricordate, è solo il presente che conta. Fate che sia il miglior presente possibile. Iman vi dà la rivederci alla prossima volta. Buona salute e buona fortuna.